Bodies è una miniserie britannica di 8 puntate che interlaccia i generi del giallo e della fantascienza ed è basato sull'omonima graphic novel. La storia si svolge su quattro linee temporali, distanti decenni l'una dall'altra, seguendo le storie di quattro detective che si intersecano nel tempo. All'inizio mi era sembrata molto complessa, mi era sembrato un intreccio complessissimo da mal di testa che Nolan levati. Poi arrivati a fine puntata ci siamo accorti che Netflix per qualche strano motivo ci aveva fatti partire dalla quarta puntata. È stata un'esperienza particolare per iniziare a vedere questa serie, che tra l'altro non ce ne siamo accorti perché sembrava come se fosse l'inizio di una serie, perché stavano appunto in quel momento scoprendo le altre linee temporali. Insomma, poteva essere un inizio alla Nolan e eravamo anche riusciti a capire qualcosa, però devo dire che iniziando a vederla dalla prima puntata è stato molto più facile seguirla. L'idea che sta dietro alla storia mi è piaciuta molto, così come il concatenamento delle linee temporali, e per essere una storia di paradossi spazio-temporali quadra anche tutto abbastanza bene. Credo non si chiuda proprio in maniera perfetta a livello di logica, ma hanno dovuto fare degli strappi alle regole molto molto piccoli e il finale è comunque molto soddisfacente. Inoltre la concatenazione delle storie nelle varie epoche è davvero molto bella e narrativamente istruttiva, per chiunque voglia scrivere diverse linee temporali intendo, per questo ho deciso di parlarvene. Non ho letto la graphic novel da cui la serie è tratta, quindi nel caso qualcuno di voi l'avesse letta, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate dell'adattamento. È fedele? È ben fatto? Se invece qualcuno di voi fosse intenzionato a leggerla, trovate in descrizione un link affiliato, così potete acquistarla sostenendo il canale, e già che andate a dare un occhio lì sotto ci trovate anche link a tutti i miei libri. Quindi andate a leggere i miei libri, fatemi sapere cosa ne pensate e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, che adesso partiamo con la recensione. La storia è ambientata a Londra, in tutte e quattro le linee temporali, e vi dirò di più, i quattro protagonisti sono tutti detective che lavorano nella stessa stazione di polizia, in epoche diverse. E cosa può accomunare quattro detective se non il ritrovamento di un cadavere? E cosa urla più fantascienza se non il fatto che il cadavere, in ciascuna linea temporale, appartiene alla stessa persona? Vediamo quindi quattro detective immersi in società diverse, con strategie e metodologie diverse, che indagano sullo stesso misterioso omicidio. La prima linea temporale è ambientata nel 1890 e vi troviamo l'ispettore Alfred Hillinghead, un bravo poliziotto desideroso di fare la cosa giusta, alle prese con la scoperta della propria sessualità e con tutti i problemi che comportava essere omosessuali all'epoca. La seconda linea temporale è ambientata nel 1941 e vi troviamo il sergente Carl Weisman, un poliziotto corrotto, reso acido e disilluso a causa delle discriminazioni e dei pregiudizi che subisce per il fatto di essere ebreo. La terza linea temporale è ambientata nel 2023 e vi troviamo la sergente Shahara Hassan, una brava poliziotta dalla morale integra che si trova in un momento chiave della storia. Anche lei è una persona particolare per l'epoca, essendo una donna musulmana, però non mi pare che questo aspetto venga esplorato tantissimo, perché c'è tantissimo altro da dire nella sua linea temporale, quindi non mi pare che si sia posto l'accento su questo, ma in realtà tutti e quattro i detective hanno delle peculiarità che li rendono un po' delle pecore nere nelle loro epoche. E appunto per questo il tema, ci arriveremo, gira tutto intorno all'inclusività e alla paura del diverso. La quarta linea temporale è ambientata nel 2053 e vi troviamo Iris Maplewood, una detective che lavora per il governo centrale di una società distopica, venuta a generarsi in seguito a un attentato in una data ben precisa. Non vi dico altro per non spoilerarvi niente. Il tema che accompagna la serie e unisce sia i quattro detective che il cattivo della situazione è quello del pregiudizio e della difficoltà dell'inserirsi in una società che guarda le diversità con timore e sospetto. Alcuni di loro cercheranno di trovare il loro posto adattandosi, altri combattendo questa società e altri cercando di cambiarla e in qualche modo di dominarla. La prima cosa che mi ha colpito è stato lo studio che hanno fatto a livello visivo sulle quattro linee temporali, rendendole inconfondibili l'una con l'altra. Basta uno sguardo e sai sempre in quale delle quattro ti trovi. La prima, quella del 1980, è molto arancione, non saprei come altro definirla se non arancione. Tipo, quando vedi Underworld ci associ direttamente il colore blu, quando vedi questa linea temporale
è arancione. La seconda, del 1941, gioca su un contrasto molto marcato di arancione e blu, che sono colori complementari. La terza, del 2023, ha una palette di colori normale, mentre quella futuristica non credo abbia delle travate di stile particolari, ma quelle che differenziano le altre linee temporali, quelle nel passato, più il vestiario e l'architettura dei posti, fanno sì che in un colpo d'occhio lo spettatore possa riconoscere la linea in cui si trova. E questo è fondamentale quando si narrano un casino di linee temporali. Ci sono due posti ricorrenti in questa serie: la centrale di polizia, dove lavorano i quattro detective, e Long Harvest Lane, la via dove compare il cadavere. Mi sono divertito molto a vedere come abbiano modificato questi luoghi in ogni linea temporale. E è una cosa da poco in realtà, lo so, però è bello notare i dettagli e le differenze di come cambiano alcuni luoghi durante i 160 anni coperti dalla serie. E come siano riusciti a rendervi credibili sia la stazione di polizia che Long Harvest Lane nelle diverse epoche. Io sono curiosissimo di sapere come l'hanno realizzata questa serie. Non so se lo scoprirò mai, ma se alcuni di voi conoscono dei dietro le quinte, giratemeli, fatemelo sapere nei commenti, che io sono curiosissimo di sapere come l'hanno girata e non posso aspettare che tutti vadano da ospiti a Corridor Crew per scoprire qualcosa di come sono state girate le serie. Insomma, se conoscete dei dietro le quinte, giratemeli. E se lo fate nei commenti del video è ancora meglio, perché così l'algoritmo di YouTube le percepisce come interazioni, cose che all'algoritmo piacciono sempre tanto, e poi anche le altre persone che sono interessate possono trovarli facilmente. La cosa che più mi è piaciuta e che è il fulcro della serie è il modo in cui alcuni indizi viaggiano da un'epoca all'altra e come questi quattro detective riescano in qualche modo a comunicare gli uni con gli altri per risolvere il caso. Come spesso accade nelle storie, è il cattivo a mettere in moto gli eventi e come spesso accade nei gialli, le sue motivazioni restano oscure fino alla fine, come anche la sua identità. Io non posso che rispettare questi dettami e non vi dirò niente sull'antagonista della serie. Vi dirò solo che possiede il giusto carisma e che la risoluzione della serie e il viaggio per arrivarci valgono il tempo dedicato alla visione. Doveste decidere di guardarla o doveste averla già vista, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, perché è davvero difficile parlare di questa serie senza fare spoiler. È una serie molto particolare e sono curioso di sapere se siete rimasti soddisfatti del finale. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati a fine video, ringrazio tantissimo i miei patroni per il supporto e se volete unirvi ai loro nomi che scorrono qui a fine video, non dovete far altro che andare a dare un occhio al link che c'è qui sotto e andare a supportarmi su Patreon, tramite il quale potrete anche leggere i miei libri in ebook, quindi tanto di guadagnato. Andate a supportarmi, leggete i miei libri, fatemi sapere cosa ne sapete, fatemi sapere cosa ne pensate. E per oggi è tutto, io vi auguro come al solito buona lettura e buona scrittura. Alla prossima, ciao!